capì. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di essere così numerosi qui in Sala delle Bandiere a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte. Come la tradizione, una piccola tradizione a cui però teniamo parecchio, come garanti, coordinamento regionale dei garanti comunale e regionale del Piemonte, facciamo questa conferenza stampa per presentare un lavoro che appunto è arrivato alla settima edizione, il settimo dossier delle criticità strutturali e logistiche delle 13 carceri del Piemonte e del carcere minorile di Torino Ferrante a Porti. Contestualizzo e spiego. L'idea del dossier e la volontà di fare questo lavoro è proprio quello di segnalare all'attenzione di chi può decidere quali sono, secondo noi, le urgenze su cui intervenire. Molto spesso come garanti ci troviamo a condividere le problematiche con i direttori di carcere, con i capi delle equipe educative, con i comandanti, con gli agenti, ma queste problematiche non si risolvono mai a livello di direzione, perché ovviamente c'è bisogno di avere fondi straordinari, fondi per la manutenzione ordinaria o straordinaria, o addirittura fondi straordinari per interventi strutturali di lungo periodo. Fondi che vengono decisi a livello nazionale e poi a livello regionale, quindi a livello del DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, e del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Piemonte, Liguria e Val d'Aosta, che ha sede a Torino. Poi, per quanto riguarda il minorile, al Dipartimento della Giustizia Minorile di Comunità e al Centro di Giustizia Minorile di Torino, competente per il Ferrante a Porti. Due strutture amministrative autonome, indipendenti, e spesso anche, diciamo, che vanno per i loro canali. L'idea di oggi è una conferenza che si intitola Gli spazi del carcere contemporaneo, mutuando la suggestione del carcere contemporaneo da una riflessione dell'architetto Cesare Burdese, che poi ci aiuterà con le riflessioni e le valutazioni conclusive rispetto al lavoro che presentiamo. Cesare Burdese, architetto piemontese, è stato componente della commissione ministeriale sull'architettura penitenziaria. Abbiamo avuto due componenti piemontesi, uno era Cesare Burdese e l'altro era il docente del Politecnico Paolo Mellano. Noi abbiamo chiesto a Cesare Burdese di aiutarci anche in questa occasione su queste riflessioni. Do adesso subito la parola a Gianluca Gavazza, che è consigliere regionale, membro dell'ufficio di presidenza, consigliere segretario, che ci porta i suoi saluti personali ma anche quelli del Consiglio. Bene, grazie a tutti voi di essere qui a Palazzo questa mattina per parlare di questo tema importante. La sensibilità da parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Piemonte vi assicuro che non manca, anzi c'è. Poco tempo fa ho avuto il piacere di presenziare a una conferenza che abbiamo fatto in aula, dove abbiamo proprio visto, dove ho sentito da dei relatori importanti l'importanza della collocazione anche di tutti gli altri passaggi. Abbiamo visto dei filmati che ci hanno fatto capire a chi, come me, e fortunatamente è lontano per motivi, è lontano da queste case, ma non per questo non dobbiamo essere vicini. Quindi ringrazio per tutto il lavoro che i garanti fanno. Il Piemonte ha una ricchezza in queste persone, partendo da Bruno Mellano, che è il garante regionale, e andando per tutti i garanti comunali che noi abbiamo sul territorio regionale. Quindi ecco perché oggi è importante questo tema. Io la chiudo con uno slogan, con una battuta. Io dico che un popolo che sceglie il giusto, che sceglie la democrazia, che sceglie la libertà, deve far pagare il giusto, nel giusto, a chi ha scelto di sbagliare. Grazie e buona continuazione. Grazie a Gianluca Gavazza. Devo dare atto che tra i tanti consiglieri Gavazza ci segue e
quando può è sempre presente alle iniziative del Garante, ed è per me importante perché, come sapete, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte è incardinato dentro il Consiglio regionale. Quindi, diciamo, la operatività del mio ufficio è dovuta e poggia sulla disponibilità e sulla capacità organizzative del Consiglio regionale. Non sempre sono soddisfatto, ma vabbè, visto. No, lasciamo perché a... si può sempre fare di più. Beh. E mi sembra anche giusto, non si è mai soddisfatto. Però ha fatto benissimo il consigliere Gavazza a sottolineare la ricchezza che abbiamo sul territorio piemontese e la ricchezza dei garanti comunali, che ci permette, su una base essenzialmente di volontariato, di essere presenti in ciascun istituto quotidianamente. E salvo appunto magari qualche esperienza di persone che ha difficoltà soggettive o oggettive, abbiamo veramente una rete molto significativa che ci permette anche di fare il dossier sulle criticità, andando a verificare in tempo reale le situazioni. Io mi limito a fare alcune considerazioni iniziali per flash e poi do subito la parola ai colleghi per il loro specifico. Tre punti. Il primo è questo, che è la proposta forte che vogliamo fare quest'anno, è una richiesta al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al nuovo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, rinnovato adesso dopo l'insediamento nel nuovo governo, quindi Giovanni Russo, che è il nuovo capo del DAP, e poi ovviamente a cascata anche Rita Monica Russo, che è il provveditore dell'amministrazione penitenziaria piemontese, di fare, possibilmente nei primi sei mesi dell'anno, un attento monitoraggio degli spazi. Si continua a parlare, e lo facciamo noi per primi, del sovraffollamento, della mancanza di spazi, delle difficoltà strutturali delle nostre carceri. Possiamo testimoniare, e poi magari ne faccio qualche esempio, che spesso e volentieri non c'è contezza di quali spazi hanno a disposizione le singole carceri. Faccio l'esempio, Alberto Valmaggia non lo sa che faccio questo esempio, ma ne coglierà l'importanza. Io qualche mese fa sono stato a Cuneo per una visita, Alberto Valmaggia è garante di Cuneo, e mi aveva colpito nella statistica giornaliera dei presenti che ci fossero due donne. E Cuneo è un carcere che da oltre 15 anni è un carcere soltanto maschile. Allora, la questione era questa, che sulla base dell'emergenza sanitaria, della necessità di distinguere, separare e evitare i contagi e i contatti, avevano riaperto l'ex femminile, struttura a sé stante ma collegata con il carcere, dove ci sono 4-5 stanze assolutamente adeguate, dove avevano collocato detenuti appena arrestati con un sospetto di contagio. Burocraticamente a Roma pensavano di avere due donne, non è un problema, fisicamente erano due maschi, ma politicamente e istituzionalmente la cosa importante è che avevano cinque stanze nuove, adeguate, strutturate, calde, con l'acqua calda, che non viene normalmente utilizzato. Adesso mi dicono che il nuovo direttore è arrivato da poco, ha capito che quella è una risorsa. Paradossalmente noi abbiamo una serie di istituti, quelli magari più anziani di costruzione, che permettono delle sorprese del genere. Apri una porta e scopri che l'ex femminile, l'ex sezione collaboratori, l'ex spazio operativo del carcere è diventato un magazzino, un deposito, una discarica. E in una fase in cui si dice, e noi per primi lo diciamo, che non ci sono spazi, che non ci sono abbastanza posti letto, che non ci sono abbastanza aree per l'attività, ecco, partire da una seria, attenta valutazione, monitoraggio di quello che c'è davvero. Non è scontato, perché la risposta può essere burocratica, può essere abbiamo il simpatico dispositivo che ci dice quante sono le persone, dove sono e come, salvo il fatto che quel dispositivo fa considerare l'amministrazione due donne in uno spazio in cui invece ci sono due maschi e cinque stanze vuote. Quindi, prima richiesta, monitoraggio. Seconda richiesta, la Regione Piemonte ha, anche cogliendo il suggerimento dei garanti e mio, ma soprattutto cogliendo una disponibilità della Cassa delle Ammende, che è una struttura del Ministero di Giustizia,
ha progettato e metterà in campo dall'inizio dell'anno una serie di attività progettuali molto significative, riprendendo lo sportello lavoro che è stato sperimentato in questi anni, ma aggiungendo a questo anche un'attività che è stata definita multiservizio, cioè con una serie di attività di politica attiva del lavoro, di attività sociale, di attenzione all'housing, di costruzione dei percorsi. Questi progetti finanziati che andranno a essere realizzati nei prossimi mesi chiedono banalmente che a operatori esterni che entrano in carcere ci sia uno spazio di incontro, uno spazio di colloquio con i detenuti, una scrivania, magari anche un computer, ma questo è già una problematica che si apre. Però questi progetti che sono stati finanziati, che diventano diciamo fiore all'occhiello dell'amministrazione territoriale, chiedono all'amministrazione penitenziaria di organizzarsi, di organizzare, perché altrimenti succede, verificato ieri, come succede a Vercelli, che se entra l'operatore dello sportello lavoro deve uscire l'educatore, perché non c'è una seconda scrivania, non c'è un secondo spazio per fare colloqui individuali. Terzo punto, sempre per flash, abbiamo un'opportunità che può essere un'opportunità storica. Ce ne parlerà l'architetto nel commentare questo lavoro e nel portare il suo contributo, l'architetto Cesare Burdese, architetto di Torino e componente della commissione ministeriale sull'architettura penitenziaria, sul Ferrantaporti. Il Ferrantaporti non è soltanto l'istituto minorile IPM Ferrantaporti, è un intero complesso, un'area significativa della città di Torino. Su quest'area, che comprende l'IPM, il centro di prima accoglienza, gli uffici dell'esecuzione penale, i servizi sociali, l'UEPE e il centro di giustizia minorile, arrivano e stanno per essere spesi 25 milioni di euro, oltre 25 milioni di euro. La richiesta dei garanti, condividendo peraltro la riflessione fatta dalla commissione ministeriale, ma bisognerà ottenerla nella pratica, è che quella progettazione non sia una progettazione edilizia di meri spazi, ma una progettazione architettonica e urbanistica che facciano di quel complesso e di quella struttura un volano di attività, di incontro fra il dentro e il fuori, di politiche di recupero e di reinserimento. E su questo faccio una considerazione subito, per poi, lo dicevo prima a qualche giornalista, la storia di Milano, la storia di Beccaria, le questioni aperte in questo momento su Milano, dal mio punto di vista mi dicono una cosa: un cantiere che dura 13 anni è un cantiere sbagliato, un cantiere che blocca e riduce il Beccaria, a volte chiuso, a volte sottoutilizzato, fa sì che i minori milanesi o dell'area milanese sono stati in questi anni mandati a Torino, in Toscana, a Napoli, in giro per l'Italia, perché il cantiere dura da 13 anni. Poi in questi 13 anni c'è anche chi capisce che magari il cantiere è un luogo fragile rispetto alla fuga e scappa, ma la notizia vera è un'altra. La notizia vera è: com'è possibile che quel cantiere non sia mai stato chiuso? Com'è possibile che non c'erano i soldi? In questa fase i soldi ci sono pure stati. E proprio a proposito di soldi, l'altra notizia che diamo e che do è che obiettivamente negli ultimi anni ci sono stati dei fondi specifici per la manutenzione ordinaria e straordinaria. La notizia ad oggi è che per il Piemonte, la Liguria e Val d'Aosta per il 2023 sono stati stanziati circa 1 milione di euro per la manutenzione. Non sono pochi, non sono tantissimi, ma non sono pochi. Teniamo conto che fino al 2021 a livello nazionale erano 3 milioni su tutte le carceri italiane. Il fatto di avere adesso 1 milione a disposizione sulle nostre 13 carceri per adulti è, diciamo, un fondo significativo per fare degli interventi di qualità più che di quantità. E credo che anche il nostro dossier possa aiutare l'amministrazione a decidere quali sono le priorità di intervento. Cito soltanto, e poi do la parola ai colleghi, c'è sicuramente una questione che la pandemia ha portato sul tavolo dei collegamenti infrastrutturali legati al digitale, legato alla telematica. Questo potrebbe risolvere anche una serie di problemi della sanità penitenziaria,
permettendo la telemedicina, permettendo un potenziamento da remoto dei servizi di, sanitari, che sono di competenza regionale, ripeto, e sulla carenza del personale. Noi apriamo questo 2023 con una nuova voragine che si crea rispetto ai direttori di carcere. Si può pensare qualsiasi cosa dell'amministrazione penitenziaria, riconoscere il ruolo, le capacità, le difficoltà, anche le criticità e le gravi cose che sono successe in questi anni nelle carceri piemontesi. A mio giudizio la cosa più grave è che noi abbiamo 13 istituti e, se ci va bene, abbiamo 5 o 6 direttori di carcere. Ieri sentivo il provveditore che mi faceva un quadro di possibili giochi a scavalco, per cui ciascun direttore avrà almeno 3 istituti da governare e tendenzialmente magari neanche vicini. Capiamo che questo non può reggere né nel breve né nel medio termine, ma siamo ormai ad una questione in cui questo caso Piemonte, più che da altre parti, ci pone questioni di intervento. Finisco qui e cominciamo con una carrellata veloce rispetto agli istituti. Carcere di Alba, non è presente il garante, perché il garante Alessandro Prandi si è dimesso qualche mese fa. Il Comune ha aperto un bando che tra l'altro scade il 31 dicembre, avremo, spero, con l'inizio dell'anno un nuovo garante. La situazione di Alba è abbastanza conosciuta, siamo in attesa che anche lì fondi già stanziati vengano finalmente utilizzati per la cantierizzazione reale degli interventi di recupero e di ripristino. In questo momento c'è semplicemente un'area transennata. Sono andato l'altro giorno a verificare e ho chiesto formalmente al Dipartimento di farmi una relazione, proprio perché obiettivamente a 6-7 anni di distanza dalla chiusura io credo che quella situazione si deve risolvere o con le buone o con le cattive, perché altrimenti la struttura continua a degenerare. Alessandria, la saltiamo per il momento perché la collega garante comunale Alice Bonivardo sta arrivando da un impegno personale, quindi parleremo dopo di Alessandria. Asti, è presente la collega garante comunale di Asti, Paola Ferlauto, a cui do la parola. Eccola là. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, intanto partirei da un dato. Il carcere di Asti dovrebbe avere una capienza di 205 persone detenute e invece al 23/12 ne abbiamo attualmente fisicamente 296. Questo vuol dire comunque sia, essendo Asti un carcere di massima sicurezza, di alta sicurezza, i detenuti comunque ergastolani, ce ne sono diversi, 20 detenuti ergastolani, non hanno la possibilità di essere e di stare in stanza singola. Per forza, non c'è la possibilità. Inoltre abbiamo detenuti, essendo alta sicurezza, quindi anche con età più alta, diciamo così, come età anagrafica, che con problemi sanitari non hanno la possibilità di vivere la loro problematica sanitaria in stanza singola. C'è una cosa per gli spazi importante. L'area sanitaria, dove c'è probabilmente l'infermeria, di fronte all'infermeria ci sono 3 celle dove i detenuti con patologie oppure post interventi che vengono comunque controllati dall'area sanitaria sono occupate da molto tempo, ma a fianco c'è una scala che porta su una piccola sezione composta da 5 celle più le vano docce, quindi le docce per i detenuti, e un ambulatorio inutilizzato. A questo punto questa zona molto importante potrebbe essere utilizzata per i detenuti che magari hanno necessità di sorveglianza sanitaria, perché logisticamente, essendo un carcere comunque grande, se l'area sanitaria per controllare, non so, un detenuto che ha avuto un intervento e che deve essere controllato, deve fare il giro del mondo per andarlo a vedere, e se la necessità è urgente, l'urgenza non riesce a farla, così proprio come logistica, mentre abbiamo questa possibilità di questa piccola sezione vicino all'infermeria che potrebbe essere utilizzata benissimo. Certo che c'è la carenza di personale della polizia penitenziaria, è vero, anche perché come dipartimento tutta la polizia penitenziaria viene collocata nello stesso gruppo, cioè
Ad Asti ci sono le polizie penitenziarie cinofili che sono conteggiati nel gruppo di polizia penitenziaria come organico. C'è anche il nucleo traduzione che viene messo insieme, però vanno staccati, perché se stacchiamo i cinofili e stacchiamo il nucleo traduzione già si dimezza, cioè comunque mettiamo 20-30 persone in meno. Quindi allora lì si fa un conteggio effettivo della polizia penitenziaria effettivamente presente. Questo è importante, perché se attualmente ad esempio l'area trattamentale, la sala hobby che viene utilizzata dai detenuti, in questo momento è chiusa, ma non chiusa perché non c'è la possibilità, ma che manca la polizia penitenziaria che fa il controllo. Quindi essendo ASTI alta sicurezza, quindi dobbiamo garantire più scuola, più lavoro, più formazione, se c'è la carenza di personale tutte queste cose qua decadono. Inoltre l'area trattamentale attualmente da 7 educatori ce ne sono 2, quindi anche i progetti, si fanno i progetti, i soldi ci sono per fare i progetti, ma non c'è il personale che li possa seguire, quindi è o abbozziamo e cerchiamo di recuperare, però consideriamo che già l'anno scorso, 2 anni fa, si sono diplomati 10 detenuti. Quindi è importante la scuola. Se non diamo la formazione, soprattutto lunghe pene, non diamo la possibilità della formazione, facciamo i progetti, poi prendiamo i soldi, tanto per dire che abbiamo utilizzati, ma alla fine i detenuti non ottengono risultato. Questo è molto importante. Adesso c'è stato anche detto che è proprio l'area contabile, che è quella che poi alla fine gestisce, diciamo così, la monetizzazione, diciamo, dei soldi. Chi ce n'è uno presente probabilmente verrà distaccato in altra sede, probabilmente c'è un bando di mobilità, sicuramente se abita, adesso non so di preciso, ma ipotizziamo in altre parti d'Italia, certo che se si apre un bando chiunque può tornare a casa, ma rimane sguarnito il posto. Quindi i progetti come li facciamo? E quindi i detenuti alla fine, è vero che abbiamo gli spazi, l'area sanitaria ce l'ha e non viene usata, la polizia penitenziaria viene inglobata nello stesso gruppo come personale e andrebbe invece separata chi c'è realmente a lavorare nelle sezioni, chi c'è fuori. Queste cose creano grande disagio e ovviamente porta ad avere meno risultati dal punto di vista della finalità della detenzione. Grazie. Come ha detto giustamente Paola Ferlauto, ASTI è un carcere che da alcuni anni è totalmente ad alta sicurezza e quindi chiede progettualità e interventi molto mirati anche per la delicatezza del percorso. E sottolineo la testimonianza reale e concreta dell'altro giorno di Paola Ferlauto, che si fa aprire una porta e scopre 5 stanze. Biella, Sonia Caronni. Biella in questo momento ospita all'incirca 390 persone, è una struttura che si caratterizza per il carcere iniziale che è stato costruito nel 1989 e una nuova struttura costruita e inaugurata nel 2013. La vecchia struttura è assolutamente fatiscente. Il problema principale che abbiamo è che con la conversione del riscaldamento da parte della città di Biella verso il teleriscaldamento, la connessione col vecchio padiglione non funziona. Non riusciamo a risolvere questo problema che è da 2 anni in essere. Quindi i gradi del riscaldamento nel vecchio padiglione si aggirano dai 6 ai 7 gradi, mettendo le condizioni di vita a repentaglio anche con rischio alto di malattie. In più nel vecchio padiglione c'è tutto il reparto aule con liceo artistico CPIA, dove i dirigenti hanno già mandato delle lettere all'attuale direttrice dicendo che dal punto di vista della sicurezza sul lavoro i docenti non possono lavorare con 6 gradi all'interno dell'aula, quindi hanno imposto un momentaneo fermo delle attività. Che sicuramente riprenderanno, però questa situazione crea un gravissimo disagio e soprattutto una lesione di un diritto di vita fondamentale. Sempre restando sul vecchio padiglione, ci sono dei reparti che sono assolutamente fatiscenti, i neon sono rotti,
minuti, non sostituiti da mesi, alle 16 del pomeriggio cala il buio totale, la situazione delle docce assolutamente insalubre, piena di muffa, con tubature che non funzionano. Abbiamo fatto una visita a novembre di recente con Bruno Mellano, una visita ispettiva in questi reparti che sono il 3 e il 3B, dove abbiamo veramente registrato una situazione disastrosa dal punto di vista igienico nelle docce. Il reparto isolamento, che è sempre in questo vecchio padiglione, è anche lui in una situazione che richiede una ristrutturazione sia dal punto di vista igienico e dal punto di vista proprio inframurario. Passando al nuovo padiglione, che è stato inaugurato nel 2013, quindi ci si aspetta di trovare una situazione strutturale idonea all'accoglienza delle persone, in realtà non è così, i corridoi sono pieni di muffa, ci sono infiltrazioni d'acqua che scendono dal blindo ma a pioggia, generando all'interno anche delle celle delle muffe significative, che anche queste comportano delle conseguenze a livello sanitario di salute. Un altro elemento che non riguarda la situazione della struttura, ma che credo che sia un elemento significativo da portare in questo contesto, come dicevo prima, ci sono all'incirca 390 ospiti e funzionari giuridico pedagogici in servizio in questo momento sono 2. Assolutamente un numero che sono gli educatori, un numero assolutamente non idoneo, considerando che Biella, come è già stato ribadito, ha investito di una progettualità ad alto livello trattamentale, che è quello dell'impresa sartoriale. Quindi si richiede fermamente che il provveditorato e il Ministero prendano immediatamente dei provvedimenti affinché possano garantire, non si dice il pieno regime dell'organico, ma un riconoscimento aggiuntivo di educatori. Porto l'attenzione, in quanto faccio parte anche della segreteria nazionale del coordinamento dei garanti territoriali, in questi giorni è nata una mobilitazione che consiste in un digiuno staffetta a sostegno della proroga delle licenze dei semiliberi, che ci auspichiamo non debbano rientrare il 31 dicembre. Grazie. Giustamente Sonia ricordava le criticità e chiudeva con un progetto di eccellenza, perché le carceri piemontesi in particolare, ma quelle in Italia in generale, hanno questa peculiarità. Accanto a il neon rotto, la muffa e l'infiltrazione c'è un padiglione nuovissimo, efficiente, bellissimo, della sartoria industriale, tra l'altro legata a un nome della moda italiana, Zegna, che ha investito anche in termini di immagini. Ecco, la questione è questa: quel padiglione, quella struttura, quel laboratorio potrebbe impiegare 100 detenuti, ne impiega 30, perché c'è un problema organizzativo, perché mancano gli educatori. Ecco, questa è l'incongruenza del sistema. Abbiamo una macchina che potrebbe andare velocissima e invece è spesso ferma in panne vicino al margine della strada. Cuneo, Alberto Valmaggia. Cuneo è una struttura, faccio solo questa piccola premessa, di casa circondariale. Cosa vuol dire? Vuol dire che dentro troviamo persone che sono state arrestate magari il giorno prima, insieme con detenuti che invece hanno un lungo percorso, dato un lungo cammino ancora da fare in carcere, quelli che sono chiamati il 41 bis. E quindi è una struttura che ha dentro tutto e quindi ha una sua complessità, e a volte la parte più restrittiva condiziona anche la parte meno, diciamo, che potrebbe dare opportunità diverse. Da un punto di vista strutturale sono stati ultimati dei padiglioni, i lavori sono lavori sempre un po' lenti, no? Come è un po' è già stato evidenziato prima. Quindi l'ex padiglione giudiziario è stato completato ed è stato già messo in funzione, si aspetta ancora di completare
altri padiglioni, però l'aspetto che volevo sottolineare, che ha già detto Bruno, è proprio il legare l'aspetto strutturale all'aspetto di progetto, all'aspetto sociale, cioè non fare soltanto spazi, ma partire dal contenuto che in questi spazi si vuole sviluppare. Quindi questo tema di una progettualità più ampia, non soltanto di tipo infrastrutturale. L'ultima cosa che dico, un po' fuori dal dossier, però stiamo ritornando dopo la pandemia, cioè tutto quello che abbiamo vissuto noi nelle nostre case nella pandemia, nelle strutture carcerarie è aumentato di 10 volte, perché era tutto. Adesso si sta tornando a una serie di situazioni pre-pandemia, e anche qui l'aspetto della digitalizzazione, che è stata una possibilità interessante nel periodo della pandemia, adesso lo si vuole mantenere. Faccio un esempio semplice: le telefonate tramite WhatsApp, che è la chiamata visiva che viene fatta con le famiglie, soprattutto per chi è distante dalla struttura carceraria, molto usata nel periodo della pandemia, viene lasciata anche oggi in alternativa al colloquio personale, che è un'occasione molto utile e molto importante. Salvo poi, e chiudo, a seguito di un temporale che c'è stato, avere il carcere bloccato per 3 giorni nelle telefonate, con una, perché si era rotto qualcosa nell'impiantistica, nell'informatizzazione esterna, con grosse tensioni da parte dei detenuti, perché attendono con ansia la telefonata, a sapere che per 4 giorni, sono stati 4 giorni senza poter telefonare per un temporale. Quindi l'aspetto dell'informatizzazione, della digitalizzazione, sia sulla parte sanitaria, ma poi Paolo Alemano lo spiegherà meglio, ma anche semplicemente nel dare opportunità maggiori di contatti dentro e fuori, è molto importante. Bon. Grazie Alberto, faccio una chiosa per segnalare, secondo me, un successo che abbiamo ottenuto in questi anni, nel senso che è vero, i lavori vanno in generale rilento, ci sono difficoltà burocratiche, a volte c'è anche l'amministrazione che fa la melina, perché sanno che se si apre un padiglione poi magari non arrivano gli agenti, non arriva il personale in più e arrivano soltanto i detenuti che raddoppiano il personale presente. Su Cuneo possiamo registrare che, a forza anche di ripeterlo nei nostri 7 dossier, l'abbiamo sempre scritto, finalmente si è arrivato alla riapertura dell'ex padiglione che veniva chiamato giudiziario, struttura della fine degli anni 70, nata con una serie di regole e anche di attenzioni, per esempio ha dei corridoi amplissimi, una luce veramente incredibile, quindi uno spazio, tra virgolette, bello. Grazie ai lavori di restauro è stato ripristinato il piano terreno, sono stato l'altro giorno a Cuneo, mi è stato promesso che a metà gennaio aprono anche il secondo piano e poi il terzo. È vero, corrisponderà ad un incremento di detenuti a Cuneo, a un incremento di lavoro per l'amministrazione di Cuneo, però questo ci permette di recuperare almeno parte di quegli spazi che, come segnalavo nella mia relazione annuale al Consiglio regionale, a fine luglio 2022 nelle carceri del Piemonte, nelle 13 carceri del Piemonte, risultavano ben 269 camere di pernottamento non utilizzate, non utilizzabili perché corrispondevano a lavori in corso, a momentanee o temporanee indisponibilità, per una capienza di 319 posti. Questo vuol dire un carcere nuovo, letteralmente, diciamo, poi ragioniamo su chi vuole fare carceri nuovi e nuove strutture, ma intanto cominciamo a recuperare quei 320 posti che ci sono e che su Cuneo,
permetterà, per esempio, per la prima volta di dare applicazione alla nuova circolare del Dipartimento sulla media sicurezza che chiede un percorso trattamentale, cioè un'evoluzione nel trattamento e anche nella condizione di restrizione e di detenzione in carcere. È chiaro che se ci sono spazi differenti, differenziati, differenziabili anche per trattamento, ci può essere un percorso, non sono tutti assieme, non sono tutti nello stesso calderone. Ovviamente come garanti siamo preoccupati su chi rimarrà indietro, su chi rimarrà nelle sezioni articolo 32, sulle sezioni punitive, sulle sezioni dove sicuramente saranno collocate persone che hanno avuto degli incidenti o delle sanzioni. Ma intanto se riusciamo a recuperare degli spazi decorosi e cominciare a metterli a disposizione di chi magari si iscrive a scuola, fa un lavoro, dimostra di volersi reinserire, credo che sia una condizione necessaria e sufficiente. Ma questi dati ufficiali del provveditorato su 320 posti temporaneamente non disponibili, insomma, la dicono lunga sul lavoro che abbiamo da fare. Adesso Fossano, non è presente la garante di Fossano, che è la collega Michela Revelli. Fossano, cito solo velocemente, è anche questa una dimostrazione di un carcere che può funzionare e può funzionare anche all'interno di spazi antichi come l'ex monastero Santa Caterina di Fossano, dove paradossalmente anche lì gli spazi ci sono, cioè davvero si apre una porta, si abbatte un muro e in questo momento, per esempio, il carcere di Fossano, che è una casa di reclusione a custodia attenuata, ha un lavoro in corso che prevede che tutto un piano dei tre piani dell'istituto sarà dedicato a semiliberi e articoli 21, che ovviamente non possono venire in contatto con diciamo, i detenuti comuni, e quindi c'è un bisogno di ristrutturazione di un'altra apertura, di un altro ingresso, e lo stanno facendo in questi giorni, portando un'ulteriore ricchezza e progettualità rispetto a un carcere che in questi anni davvero ha messo in campo tante cose. È arrivata Alice Bonivardi, gli diamo tempo di riprendersi, do la parola invece a Raffaele Orso Giacone, carcere di Ivrea, comune di Ivrea per il carcere di Ivrea. Sì, no, non vuol dire che la maggior parte aggiungere dei microfoni perché siamo rimasti sotto i riflettori in questo ultimo tempo, va bene. Allora, a me dispiace un po' dover raccontare tutte le volte, è la seconda volta che lo faccio, ma che si raccontino le carenze infrastrutturali, mentre invece sarebbe molto più bello parlare di progetti, parlare di riflettere sulla qualità e sulla modalità della pena. Comunque parliamo delle efficienze infrastrutturali. Come ho già detto diverse volte, gli infissi sono abbastanza obsoleti nel carcere di Ivrea, nel senso che c'è ferro e plexiglass con alcuni buchi, per cui i detenuti sono abbastanza costretti a mettere coperte e cose del genere sulle finestre, e quindi il clima è sempre un po' oscuro e buio, ma va bene, le luci ci sono. Altri problemi sono il campo di calcio, che è ancora da rifinire, anche se quest'estate è stato usato. L'inverno però non viene più usato, da un mesetto non viene più usato, a volte causa anche dei problemi perché alcuni detenuti non sanno, gli piacerebbe giocare. L'ultimo era finito in isolamento perché aveva sfondato un infisso per riuscire ad andare a giocare a calcio, lui voleva giocare a calcio, va bene. Poi c'è qualche problema riguardo agli scarichi fognari. In questo momento hanno ristrutturato la sezione dell'isolamento, che era quella una un po' più problematica per tutte le cause che avete visto. L'hanno ristrutturata completamente, sono passato ieri a vederla, ma non è ancora, non funziona, quella dell'isolamento e della sorveglianza, dove le celle dove ci sono pochi detenuti e dove possono essere osservati, soprattutto servono per i pericoli suicidari delle persone, e questa non è ancora usabile perché ha dei problemi di fognatura, però è stata ristrutturata, ridipinta, hanno cambiato anche i lavandini e i water.
Come al solito mancano alcuni spazi che magari potrebbero essere ritrovati altrove per il sopravvitto. Adesso si utilizzano le stanze che di solito venivano usate per i colloqui e per le cose al secondo piano. In questo momento ci sono alcuni progetti, in particolare la ristrutturazione e la risistemazione dell'area dell'area a parte dove sono detenuti collaboratori, gli ex collaboratori di giustizia. Sta per essere liberata questa parte per dare uno spazio e un autonomo agli articoli 21, che sono quelli che escono tutto il giorno a lavoro. A dire il vero, Ivrea non escono dal carcere, escono solo dalle celle e girano per il carcere perché non hanno dei lavori fuori. Questo è l'altro grande problema per noi, il trovare dei riferimenti per un lavoro all'esterno del carcere. Nota positiva, sta per essere completata la videosorveglianza, tutto l'impianto di videosorveglianza su tutto il carcere sta per essere terminato. Speriamo che arrivi presto. Grazie Raffaele, questa è la videosorveglianza, l'abbiamo segnalata anche più volte nelle nostre relazioni, nel nostro dossier, perché, ripeto, è questione decisiva sia per i detenuti che per gli operatori. Per i detenuti e per gli operatori, sapere che comunque c'è un monitoraggio e una possibilità di verifica. Novara, non è presente il garante, che è Don Dino Campiotti, segnaliamo da sempre, almeno negli ultimi due anni, una realtà che è davvero potenziale, ma purtroppo rimane in potenza, nel senso che anche a Novara c'è un padiglione femminile che è chiuso da oltre 10 anni e dentro il muro di cinta ha tutte le caratteristiche di una palazzina autonoma che potrebbe, a due piani, che potrebbe diventare il presidio sanitario di eccellenza di una ASL che ha molte carte che si possono giocare anche sulla sanità penitenziaria. Occorre deciderlo e fare un intervento strutturale, tra l'altro permetterebbe, cosa non da poco, anche un agevole ingresso delle ambulanze che invece nella sezione normale non avviene, e tra l'altro a Novara c'è anche il 41 bis, quindi quella esecuzione penale straordinaria in deroga all'ordinamento che è il 41 bis. Personalmente ho chiesto di valutare che quella palazzina, da restaurare e da far diventare sicuramente presidio sanitario, possa anche rappresentare la seconda articolazione per la tutela della sanità mentale in carcere in Piemonte, oltre a quella di Torino, di cui parlerà dopo la collega Gallo. Do adesso la parola, se va bene, a Paolo Alemanno, a Alice che è arrivata, Alice Bonivardo, che è la garante della città di Alessandria. Buongiorno a tutte e tutti. Allora, la situazione di Alessandria è complicata già per la sua impostazione, perché ad Alessandria abbiamo due istituti penitenziari, una sezione di circondariale e una sezione di reclusione, che sono stati riunificati ma che hanno una storia e anche un'organizzazione diversa. Infatti la circondariale si trova al centro della città, quindi ha delle potenzialità per il fatto proprio della collocazione anche solo, e anche per alcuni spazi che sono decisamente più luminosi e più ampi rispetto agli istituti più moderni, però certamente proprio la vetustità delle mura comporta delle problematicità anche molto gravi, perdite dai tetti piuttosto che infissi molto vecchi e quant'altro. La reclusione invece è un istituto più moderno, che quindi appunto ha meno problematicità strutturali, però si trova in una frazione al di fuori di Alessandria e quindi non è facilmente raggiungibile, anche perché non ha a disposizione un servizio pubblico stabile, ecco, per raggiungerlo. Secondo me, cioè io Alessandria la definisco una sfida, proprio perché i due istituti hanno un comune denominatore, che è la mancata funzionalizzazione degli spazi. Infatti la circondariale ha degli spazi che sono inutilizzati perché inagibili.
Quindi parlo per esempio di alcune aree come l'ex femminile piuttosto che l'ex isolamento, che sono chiusi ormai da anni per appunto infiltrazioni piuttosto che il problema ai tetti, e che sono chiusi e diventano luoghi di magazzino, deposito di materiali di vario genere. Questo poi comporta di conseguenza cascata altri problemi, quali ad esempio un problema di ratti e insetti, cimici, eccetera, che prevede appunto la necessità ogni anno di intervenire con degli interventi appunto di disinfestazione e derattizzazione, che però non sono mai risolutivi. Un altro problema appunto di spazi inutilizzati all'interno della circondariale è quello dei cameroni. L'istituto è un edificio ottocentesco, quindi ha dei cameroni che erano i vecchi refettori, ce ne sono 8, di cui 2 al primo piano che non sono proprio utilizzati, vengono ristrutturati tramite i corsi di edilizia, ma al momento non sono ancora agibili. Mentre uno al primo piano viene utilizzato come magazzino, ma è stato sostanzialmente diviso in 2 proprio perché appunto non si aveva la possibilità di intervenire in maniera stabile, e di conseguenza appunto si sono aggiustati in questo modo, ma ovviamente anche ci sarebbe la necessità di un intervento anche su questo camerone. E mentre l'anno scorso si è intervenuta sulla palestra, quindi è stata fatta una ristrutturazione importante della palestra, ma ad oggi non è ancora stata allestita, di conseguenza utilizzano una palestra inadeguata. La reclusione invece ha degli spazi che sarebbero agibili, però che al momento non sono utilizzati, o comunque non sono utilizzati nella maniera originariamente preposta, e parlo in particolare della sezione predisposta per ospitare un progetto illuminato e molto all'avanguardia, quale Agorà, che si annuncia da parecchio tempo, che adesso nel 2023 certamente dovrà partire, dovrà avere sicuramente un esito positivo, però appunto questi spazi sono stati a lungo inabitati, a lungo lasciati in stallo, e comunque adesso anche con il nuovo progetto ci si pone la domanda: quali investimenti saranno presi appunto per far partire un progetto così ambizioso, così illuminato, che predispone anche, cioè che presuppone un numero di operatori davvero abbastanza ingente. Un'altra area appunto inutilizzata è quella del polo universitario. Il progetto del polo universitario ha avuto una battuta d'arresto in epoca pandemica, e da questa battuta d'arresto non è più riuscita a risollevarsi, di conseguenza questa area, l'area detentiva appunto, viene utilizzata per allocare persone che non possono stare in altre sezioni per varie ragioni, isolamento fiduciario piuttosto che, mentre sotto l'area trattamentale, appunto quella predisposta proprio per il progetto del polo universitario, è abbandonata. Un altro aspetto, appunto, un altro luogo inutilizzato e che però c'è e potrebbe essere valorizzato è quello del campo sportivo per le persone detenute presso la sezione dei collaboratori di giustizia, che deve essere bonificato, e adesso è da un anno e oltre che non viene utilizzato. Appunto, alcune note positive: che si sta creando nella sezione circondariale una sezione per ospitare le persone in semilibertà o in articolo 21, e questo ovviamente appunto fino ad oggi sono ospitate nella palazzina dei semiliberi nella reclusione, e invece predisponendo appunto una sezione in circondariale, che è al centro della città, questo potrà ovviamente consentire più facilmente alle persone di uscire e entrare in carcere. Ottimo, grazie Alice. Io aggiungo una nota, che è questa: abbiamo usato l'immagine di Ivrea per la convocazione della conferenza stampa, ma io invece ho usato per la relazione al Consiglio regionale l'immagine del carcere, la casa circondariale Don Soria di Alessandria, perché è l'esempio tipico di uno spazio che potrebbe essere potenzialmente un carcere buono,
di grande potenzialità rispetto al territorio, è nella piazza dove c'è l'ospedale, nella piazza centrale, c'è adesso anche stato aperto un negozio, c'è la possibilità di un laboratorio, però questi spazi che pur sono esistenti non riescono a essere utilizzati perché è stato sufficiente il tetto che ha non restaurato, che è andato a incidere sulla sicurezza dell'impianto elettrico, e quindi progressivamente, come una margherita, è stato sfogliato di spazi, chiusi uno, chiuso l'altro, e quindi abbiamo una struttura centrale, nata come carcere, che già è una novità rispetto a altri istituti che, storici che sono stati convertiti, che ha una potenzialità anche di spazi significativi, ma che di fatto è utilizzato poco o male. Su Alessandria un'ulteriore annotazione, perché credo che possa ritornare di attualità: c'era stata qualche tempo fa una proposta del governo, dell'allora governo ministro Bonafede, del primo governo giallo-verde, di utilizzo di caserme riattrezzate, riadattate a carceri. In queste tre caserme ipotizzate, una era in Piemonte ad Alessandria, a Casale Monferrato, caserma dismessa Nino Bixio a Casale Monferrato, l'altra era la caserma Battisti di Napoli Bagnoli e la caserma Barbetti di Grosseto. L'area è stata consegnata dal Demagno al Ministero della Giustizia, l'amministrazione penitenziaria ha fatto un primo lavoro di ripulitura dell'area. Io personalmente credo che tranne l'area tutto il resto è difficilmente convertibile a carcere, però questo è un progetto che c'è, che è stato presentato in Parlamento, che è nei cassetti ministeriali. Vale il ragionamento di prima: occorre avere una riflessione, una progettualità, una valutazione e anche capire che cosa si vuol fare, diciamo, delle varie strutture esistenti. Però per correttezza lo volevo citare, perché quello è un progetto che forse su un binario morto, ma è in un cassetto ministeriale. Do adesso invece la parola a Paolo Allemano, garante di Saluzzo. Bene, buongiorno. Corro perché dopo Saluzzo c'è Torino, che è il piatto forte. Ma Saluzzo, mediamente 400 detenuti, quasi tutti di alta sicurezza. Luci ed ombre. Delle luci si sono accese. La formazione universitaria è decollata con una sezione apposita. Abbiamo una trentina di detenuti impegnati in un corso di formazione universitaria con richieste in aumento, e questo ha realmente cambiato l'atmosfera in carcere. La rete digitale ha fatto un passo avanti sostanziale, per cui non si fanno più passi indietro rispetto al livello raggiunto in era Covid. Gli spazi lavoro sono aumentati con una progettazione forte col San Paolo, soprattutto in merito al biscottificio, e anche la rete bibliotecaria, con momenti di formazione e collegamento con la cultura esterna, ha fatto un passo avanti. Quindi si potrebbe dire che va tutto bene, ma naturalmente le ombre ci sono e pesano. La sanità, è già stato detto, la sanità è in una situazione di forte crisi, ma lo è soprattutto perché è in crisi la sanità generale. Il Covid non è finito. Io mi compiaccio che la Città della Salute faccia 20 trapianti il giorno di Natale, ma se si attende due giorni un letto in pronto soccorso, c'è qualcosa che non funziona. Tutto questo in carcere viene percepito con maggior allarme. La stessa percezione di benessere in carcere è diversa dalla nostra, perché se io non sto bene so che una risposta la trovo, vado in farmacia, mi aggiusto, un familiare mi aiuta. In carcere un problema anche banale diventa enorme. Ora, loro sentono che le cose stanno cambiando in peggio, perché sperimentano liste d'attesa impraticabili, sperimentano una penuria di specialisti che ogni giorno si acuisce. Ora, io non so come ne usciremo tutti insieme da questa situazione, ma so che molte prestazioni possono essere fatte in loco. Di nuovo, con l'era Covid è stato possibile fare radiografia a domicilio, un elettrocardiogramma, un'ecografia si fanno col telefonino, e quindi bisogna dare impulso alla sanità penitenziaria. Non deve essere l'ultimo vagone della sanità, deve essere un luogo dove si fa tutto quello che si può fare al meglio. Quindi questo è assolutamente un appello accorato che faccia, perché quegli uomini soffrono di più di noi la disabilità, ancorché momentanea.
senza considerare che a Saluzzo molti sono anziani perché sono ovviamente ergastolani o con pene lunghe e quindi i problemi di salute si accumulano, c'è un'alta comorbidità. Seconda criticità, è già stato detto in tutte le salse, la ricognizione degli spazi, i progetti che non vanno avanti per carenza di personale. Non parlo soltanto del direttore e del comandante, che sono fondamentali, perché un comandante del carcere ti cambia la vita, ecco, se uno che ascolta, uno che si relaziona. Però ad esempio i ruoli contabili. Io non smetto di scandalizzarmi del fatto che c'è un progetto per la sistemazione degli spazi di colloquio del 2017, mai portato avanti perché manca qualcuno nell'area contabile. Sarà così, però ovviamente così non deve essere, così come la ricognizione di tutti gli spazi di cui si è ampiamente parlato non procede se non si potenziano questi aspetti. Ultima cosa, non è stato detto, non so quanto attiene al nostro ruolo, però lo dico lo stesso, i volontari sono fondamentali in carcere, fondamentali, tant'è che il secondo punto che hai citato riguarda proprio spazi per i volontari che non devono aspettare che si liberi un buco per potersi relazionare con il detenuto. Però un conto è andare in carcere per aiutare un detenuto a fare una carta d'identità, importante, però è un servizio molto focale che potrebbe anche essere svolto dalla struttura. Un conto è andare in carcere per aprire orizzonti per quella persona, facilitarlo nei colloqui, nei permessi. Questo cambia lo scenario. Cioè, io conosco le persone che mi dicono: io non vado più perché se la mia attività è limitata a quell'intervento puntuale non ha senso. Se posso organizzare l'incontro di calcio, se posso far sì che la famiglia parte dalla Sicilia, venga qui da noi ospitata, incontri il detenuto, cambia completamente la prospettiva. I permessi stanno soffrendo moltissimo, perché con le ultime riforme la competenza è passata ai tribunali, no, al magistrato di sorveglianza. Io credo che l'ultima famiglia ospitata in una casa dedicata ai colloqui, ai permessanti a Saluzzo, sia venuto 3 mesi fa, ma forse anche di più, mentre in passato c'era il sold out, cioè si faceva la fila per accedere. Parlo di famiglie che si fanno 1000 chilometri per incontrare il detenuto 2 ore. Questo va contro un principio che qualsiasi politico assennato riconosce, cioè che la qualità di vita del carcere è legata ai collegamenti col territorio. Noi li stiamo tagliando questi collegamenti e quindi insomma non c'è progetto di edilizia penitenziaria che non debba fare i conti con i collegamenti col territorio. I permessi in questo momento sono un elemento di forte criticità. Grazie. Grazie Paolo, giustamente citava l'esperienza veramente preziosa della casa di Donatella gestita dall'associazione Liberi Dentro, che in questi anni ha davvero permesso degli incontri anche molto molto significativi e commoventi di persone che carcere di Saluzzo è adesso una casa di reclusione ad alta sicurezza, quindi in genere i cittadini detenuti sono italiani di una certa età con pene significative e in genere provenienti da regioni come Sicilia, Campania, Puglia, Calabria, insomma, quindi lontani, in cui giustamente, come ricordava Paolo, quando riescono fanno migliaia di chilometri per venire a fare un colloquio di poche ore. Do adesso, volevo segnalare una cosa, ho dimenticato, do adesso la parola a Monica Cristina Gallo, garante di Torino. Sì. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Allora, io proprio in previsione di questo lavoro che ogni anno il garante regionale organizza, il dossier delle criticità, ho voluto quest'anno con una delegazione di 10 componenti, parte dell'ufficio ma anche parte esterna, per avere uno sguardo diverso, fare un attento monitoraggio all'interno della struttura di Torino. In realtà quella che voi trovate in queste pagine ovviamente è una sintesi, perché il dossier completo solo di Torino è circa di 54 pagine. Che cosa mi sono resa conto in particolare? Andando all'interno delle sezioni e contando una quantità incredibile di vetri rotti, di spifferi, di porte bucate, di rubinetti mancanti, è che nelle sezioni degli istituti penitenziari non entra nessuno, se non qualche volta il direttore,
perché alla precisa domanda quante volte entra lo psicologo all'interno della sezione, non vi sto dicendo che non ci sia il personale che si occupa di queste persone, ma un conto è entrare, arrivare fino al fondo della sezione e tornare indietro e quindi contare, no? Le finestre rotte, i rubinetti che mancano, i materassi pieni d'acqua perché è successo in un'intera sezione. Quindi la mia prima riflessione è proprio questa: se probabilmente tutti entrassero all'interno degli istituti penitenziari con uno sguardo anche verso queste criticità importanti che fanno la differenza comunque per chi vive lì quotidianamente e segnalassero queste criticità, probabilmente noi a fine anno non arriveremmo sempre con questi faldoni di dossier. Poi un'altra riflessione che volevo fare insieme a voi è io ho provato a conteggiare le circolari che sono state fatte in sequenza storica relativamente alla prevenzione del rischio suicidario. Dal 2009, l'ultima è dell'agosto invece del 2022, sono circa 15. Ebbene, io le ho lette quasi tutte. Non c'è una di queste circolari che parla dello spazio, del luogo. Se noi andiamo a visitare i luoghi, io parlo dell'istituto penitenziario di mia competenza di Torino, dove si sono tolti la vita le quattro persone che sono morte, ci rendiamo conto che lo spazio ha una fortissima responsabilità. Eppure non c'è attenzione verso questo, non c'è un punto in questi circolari dove viene nominato lo spazio come elemento importantissimo. Perché non si può continuare a pensare di avere una branda collegata con dei bulloni di ferro al pavimento, non si può pensare di togliere il materasso, di togliere la coperta, di togliere il lenzuolo, di lasciare nulla a questa persona e pensare che vi sia una ripresa. Quindi noi siamo a, lo diceva prima Bruno, 83 suicidi. Uno studio che mette in relazione gli spazi con i suicidi, secondo me, architetto Burdese, sarebbe veramente una cosa molto interessante. Poi sono spazi che umiliano in generale. Cioè io non vi sto appunto a raccontare le criticità perché le avete su questo dossier, le possiamo anche approfondire, però spazi che umiliano, pensiamo un attimo, oggi non l'abbiamo nominato perché parliamo di carcere, però le gabbie del CPR, i luoghi sono veramente molto importanti e fondamentali e quindi secondo me ben venga questo contributo così importante che arriverà per far sì che almeno da un punto di vista non dell'edilizia, perché sarà impossibile, perché edilizia e architettura, come ci insegna lei, architetto Burdese, sono due cose molto diverse, no? Quindi architettura e design possano veramente iniziare ad avere un volto diverso. Grazie. Grazie Monica per la sintesi della sintesi, però il dossier, a parte il fatto che abbiamo esaurito il cartaceo, però sarà sicuramente online da subito, visto che l'ufficio stampa del Consiglio lo mette e lo distribuirà. Vado velocemente con gli ultimi due istituti e poi facciamo finalmente parlare l'architetto Burdese. Verbania, casa circondariale, registriamo un piccolo successo, nel senso che è stata fatta dopo anni l'attivazione di uno spazio di socialità con un cortile interno che era da più anni segnalato e sollecitato dai garanti, grazie tra l'altro a un intervento del volontariato esterno, e c'è appunto una esigenza di un intervento sugli altri cortili interni, che sono davvero spesso delle fornaci per come vengono configurate nell'utilizzo estivo dell'istituto. Sappiamo in genere che gli spazi dell'aria sono spazi molto difficili da vivere. E poi in generale sulle condizioni, insomma, è un istituto storico, però abbastanza, diciamo, adeguate e con una capienza relativa e un buon contatto con il territorio. Vercelli, invece, sono stato tra l'altro ieri
in carcere a Vercelli. C'è una questione che vogliamo porre come diciamo assolutamente necessaria e prioritaria, è un intervento sull'area sanitaria. C'era una condivisione anche fra la direzione, ma è cambiata, e la direzione dell'AS, che è rimasta senza interlocutori, su uno spostamento di tutta la parte ambulatoriale del servizio regionale di sanità penitenziaria, che è messa in un corridoio e non va bene per molti motivi, per la privacy, per il continuo interrompere delle visite, perché ovviamente ciascun detenuto che passa di lì si ritiene di andare direttamente dal medico per chiedere direttamente le cose, quindi veramente una situazione un po' complicata. C'è anche lo spazio ed è stato individuato, occorre davvero che si definiscano chi fa cosa, e però sono 2 anni che attendiamo questo intervento. Peraltro anche a Vercelli, dove è presente una sezione femminile, una trentina di posti per donne, ha la vecchia struttura che era l'asilo nido, che era collegato ma separato dal resto dell'esecuzione penale diciamo normale, e quello è uno spazio con giardino che permetterà, speriamo, un intervento strutturale significativo per recuperare spazi per socialità e per attività di formazione e di istruzione. Velocemente sul minorile, dirò una battuta prima di dare la parola all'architetto. Voglio segnalare che l'amministrazione penitenziaria del Piemonte è collegata in modo stretto con la Liguria e la Val d'Aosta, perché il provveditorato è lo stesso, e da anni si sta discutendo per la costruzione di un nuovo carcere in provincia di Savona. Lo dico perché avere un carcere in provincia di Savona vuol dire per esempio sgravare anche carceri della provincia di Cuneo o della provincia di Alessandria. Sono stati stanziati i soldi, 25 milioni di euro, ma al momento non è ancora stata individuata l'area, e anzi c'è un balletto abbastanza, diciamo così, di indecisione sulle scelte. Può darsi che il 2023 arrivi a definire, tra l'altro, fra Cengio e Cairo Montenotte, quale delle sedi potrà o dovrà ospitare la struttura. Monica Gallo citava la questione dei suicidi, il dossier lo chiudiamo appunto con il richiamo degli 83 suicidi secondo il monitoraggio di Ristretti Orizzonti e i 5 suicidi che abbiamo registrato in Piemonte. È chiaro che lo spazio e come si vive lo spazio incide in modo significativo rispetto alla vita interna del carcere. Minorile Ferrantaporti. Ferrantaporti non è soltanto il minorile, non è soltanto l'istituto Ferrantaporti, è un'intera area molto significativa che comprende il centro di giustizia minorile, il centro di prima accoglienza, Radaelli, l'ufficio, il centro di giustizia minorile e l'ufficio dei servizi sociali minori, oltre all'ufficio UEPE dell'esecuzione penale esterna. Quindi un ambito molto ampio e complesso. Il Ferrantaporti è rientrato tra i progetti finanziati in modo straordinario con i fondi legati al PNR e ha diciamo assegnato 25 milioni e 300 mila euro, se ricordo bene nel dettaglio, per un intervento che è strutturale su tutta l'area e ovviamente anche sull'ambito dell'esecuzione penale minorile. È interesse dei garanti, di tutti i garanti, ma credo in generale della collettività, sul fatto che quell'intervento sia un intervento non di mera edilizia penitenziaria, ma sia un intervento significativo di architettura e di urbanistica che tenga assieme proprio il nodo, il cardine dell'esecuzione penale, soprattutto rispetto ai minori, che deve collegare la città, il territorio con il carcere. Lo facevo prima questa considerazione, la dico anche qua. A me il caso Beccaria, il caso Milano, che peraltro ha inciso notevolmente sull'esecuzione penale minori in Piemonte, perché il Beccaria è stato prima chiuso, poi aperto parzialmente, poi richiuso, poi aperto, e che sono 13 anni che ha un cantiere che non finisce mai e che non garantisce la capienza
diciamo, prevista al minorile, ha quindi inciso sulle nostre strutture penitenziarie. Dalla Lombardia vengono normalmente portati al centro di prima accoglienza in Piemonte a Torino, spesso vengono trattenuti in esecuzione penale nel minorile di Torino, oppure in giro per l'Italia, a Napoli, in Toscana, in altre regioni d'Italia, molto lontani dal contesto familiare e sociale dei giovani trattenuti o arrestati. Quindi la lezione del Beccaria è una lezione che parla di spazi prima ancora della capacità di 7 persone di scappare approfittando di una rete bassa di un cantiere. Parla degli spazi, di come sono stati gestiti quel cantiere e quelle progettualità. Cesare Burdese, architetto e già componente della commissione ministeriale per l'architettura penitenziaria, commissione voluta dal ministro Bonafede e poi confermata dalla ministra Cartabia, che ha portato i propri lavori all'attenzione della ministra e del ministro e del ministero e poi successivamente dei nuovi organi dirigenti. Cesare, lo so che è un compito difficile, ma hai qualche minuto. In cartellina c'è il materiale che abbiamo preso dai tuoi contributi. Grazie dell'invito. Lo spazio della pena, l'edilizia penitenziaria, di fatto rimane ancora la Cenerentola nel grande dibattito che si è consumato almeno dal 75 ad oggi. Però una giornata come questa la ritengo molto significativa e mi auspico che giornate come queste, dove chi ha il compito istituzionale di monitorare lo stato delle strutture, possa produrre o contribuire a produrre quel fronte culturale che io mi auspico che prima o poi si affermi proprio sulla dimensione della pena in termini spaziali. Sempre sottolineando io che il carcere sia l'estrema ratio della sanzione penale e che i problemi del carcere non si risolvono nel recinto, ma si risolvono fuori del recinto, nella città. Allora, io vorrei raccontarvi sinteticamente di che cosa bolle in pentola, che cosa c'è sul fuoco a livello istituzionale per quanto riguarda la questione delle infrastrutture penitenziarie, lasciando da parte espressioni che, per quanto mi riguarda, mi lasciano perplesso, infastidito e mi inquietano. Superiamo il sovraffollamento penitenziario costruendo nuove carceri, quando sappiamo che in Italia, per costruire un carcere, ammesso che poi lo apriamo, ci vogliono dai 15 ai 20 anni. Riutilizziamo le caserme dismesse perché tutto sommato hanno affinità col carcere, in quanto abbiamo garitte e muri di recinzione, quando sappiamo che il carcere è tutt'altro che un luogo dove rinchiudere e contenere. E così via. Che cosa bolle in pentola? In pentola, per quanto riguarda il territorio nazionale, qualcosa è già stato detto, a seguito dei lavori della Commissione per l'architettura penitenziaria voluti dal Ministro Bonafede e continuati dalla Ministra Cartabia, quindi già un elemento di novità, abbiamo lavorato all'elaborazione, così ci era stato richiesto, di uno schema funzionale complessivo di un istituto penitenziario e lavorato alla miglioria di un padiglione detentivo in ampliamento di carceri esistenti. Progetto migliorato sulla base di un progetto ministeriale che ci è stato consegnato. Noi abbiamo elaborato una soluzione, fra virgolette, finalmente coerente spazialmente con il monito costituzionale umanità e rieducazione, risocializzazione. Quindi si è configurata una dimensione sulla carta spaziale
finalmente coerente, cosa che non è nelle strutture detentive che abbiamo in uso, strutture a livello nazionale e a livello regionale che ci derivano dal Medioevo, che ci derivano dal passato remoto, che ci derivano dall'Ottocento, che ci derivano dalle più o meno recenti generazioni. È un patrimonio immobiliare che si caratterizza tutto indistintamente per essere frutto di una concezione afflittiva della pena. E nemmeno le carceri di ultima generazione hanno superato questo limite. È un fatto ancestrale, probabilmente, ovvero è un fatto che nessuno si è mai occupato di trasformare principi e concetti della Costituzione, dell'ordinamento penitenziario, delle regole internazionali sulla detenzione in spazi coerenti. Ora, noi stiamo parlando di realtà degradate che ancor prima che, diciamo, nei muri, nelle finestre, negli impianti, eccetera, sono veramente degradate dal punto di vista ambientale, della qualità ambientale. Fanno male a chi in carcere è detenuto e a chi in carcere lavora. A questo punto, che cosa è successo in commissione per l'architettura penitenziaria? Che è stato condiviso e consegnato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che l'ha fatto suo, un modello spaziale completamente coerente e anche inedito. Noi abbiamo anticipato in quella commissione, ovvero da quella commissione è scaturita poi la circolare Rinaldi del 2022, 18 luglio. La circolare Rinaldi, che fino a prova contraria è ancora una circolare viva, anche se Rinaldi è amministrativamente defunto, titola Circuito di media sicurezza, regime penitenziario, trattamento penitenziario per dare, per riorganizzare e dare uniformità all'esecuzione della pena detentiva in tutte le carceri d'Italia. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che le direttive, che in questa fase sono ancora in fase sperimentale in alcune carceri d'Italia, ma se non la cestinano e la aboliscono, probabilmente riescono poi a proseguire in questa sperimentazione, le direttive ci dicono poche cose chiare e precise. Qualcosa l'ha già detto Bruno. La sicurezza dentro le strutture è modulata, per cui abbiamo una prima fase dove, e questa è la fase che viene definita dalla circolare, delle sezioni ordinarie in preparazione al trattamento intensificato, vuol dire che il detenuto nelle sezioni detentive è ancora piuttosto limitato nel movimento, in autonomia sostanzialmente. La seconda fase, superata questa prima fase della preparazione, approda poi a questo trattamento intensificato in sezioni ordinarie, dove il detenuto si muove anche autonomamente. Che questo che cosa implica? Implica due aspetti. Uno, che la quotidianità detentiva si articola nel tempo e nello spazio, cioè io detenuto la mattina mi alzo nella mia cella, io continuo a chiamarla cella fin tanto che non sarà qualcos'altro, per me la cella non è la camera di pernottamento, quello che vedo io è cella. Si alza, prepara le sue cose, esce per andare altrove. Quindi se alle 8 mi alzo, alle 9 sono già altrove, articolata nel tempo e nello spazio. Se è fortunato, altrove vuol dire addirittura uscire dalla sezione e andare in altri luoghi per svolgere una pluralità di attività che voi bene potete immaginare quali possano essere, da quelle trattamentali all'incontro con gli avvocati, eccetera. Articolata nel tempo e nello spazio vuol dire allora avere degli spazi che consentano questo tipo di quotidianità.
Che cosa succede allora? Io ho provato a tradurre i principi e i concetti di queste direttive in spazi, in muri, facendo delle verifiche sull'esistente, perché è di questo che dobbiamo parlare. Non parliamo ancora di nuove carceri, io non le vedrò, fra 20 anni probabilmente non potrò vederle, però parliamo di quello che abbiamo. Allora, noi abbiamo fatto un lavoro e stiamo facendo un lavoro sul carcere di Como e lo stiamo proprio facendo come progetto pilota per il benessere di chi è in carcere detenuto e chi ci lavora. Usiamo i criteri delle neuroscienze applicate all'architettura, quindi gli influssi che sulla mente, l'ambiente costruito, eccetera, eccetera, gli aspetti psicologici. Cosa succede? Succede che scopriamo fino a che punto le strutture che abbiamo, che siano edifici antichi o che siano edifici della prima e della seconda generazione, qual è la potenzialità di adeguarli. Allora, queste direttive qua ci portano a pensare che possiamo andare dall'uso del pennello all'uso del martello pneumatico. Che cosa vuol dire? Sì, l'amministrazione probabilmente si limiterà a togliere un po' di muffa dalle strutture, probabilmente per una questione anche di risorse, ma potrebbe anche cominciare a buttare giù qualche muro, a cambiare proprio l'articolazione spaziale, cosa che invece abbiamo disegnato ed è stata messa a gara, e questa è eccezionale, nelle gare che sono state bandite per i famosi 8 nuovi padiglioni in ampliamento. Allora, adesso si tratterà, io chiedo ai garanti qui presenti, anche se bene o male forse è improprio che io lo chieda a loro del Piemonte, perché sul Piemonte non ci sono ampliamenti, non ci sono padiglioni ampliamenti, dovrei chiederlo ai garanti delle regioni che, ma ci siamo capiti, facciamo crescere questo fronte culturale d'attenzione anche sugli spazi, perché dobbiamo verificare che quei progetti che sono stati messi a gara poi vengano realmente realizzati come sono stati messi a gara, perché potrebbe anche succedere, per un'infinità di motivi, non si facciano così. Allora tanto vale aver fatto lavoro, aver anche sprecato parole, apprezzamenti, eccetera. Allora, che cosa bolle in pentola? In Piemonte Mellano è già stato più che esplicito, più che esplicito. Io potrei aggiungere semplicemente che, ed è una nota biografica, personale, perché io mi ero occupato nel 2001, avendo avuto un incarico ministeriale, di riorganizzare spazialmente tutto il complesso nell'ambito di un progetto europeo, eccetera, che poi è rimasto lettera morta. Ferrantaporti, il complesso demaniale. Però quel progetto è servito, anche se è rimasto nel cassetto e non è diventato spazio reale, perché sono successe due cose. Uno, quando nel 2018 la riforma dell'ordinamento penitenziario e l'introduzione dell'ordinamento penitenziario minorile, in quel progetto noi abbiamo anticipato nelle soluzioni spaziali quello che poi nel 2018 è scaturito da una norma di legge, e quindi i valori, i motivi, le riflessioni e i pensieri sono stati considerati, e ancora di più sono stati considerati proprio in occasione di questo bando finanziato dai fondi nazionali al PNRR, quindi non sono fondi PNRR, sono fondi nazionali a sostegno, diciamo nell'ambito del PNR, hanno messo a gara schemi progettuali, e quindi siamo di nuovo, ritorniamo al discorso di cui sopra, adesso sto progetto qua verrà reso esecutivo e dovranno realizzarlo. E qui ci sono i contenuti di quel famoso progetto del 2001, Torri Gemelle, cos'è, 2001? Torri Gemelle. Stiamo a vedere, però attenzione, da solo, allora devo dire una cosa precisa, non è l'amministrazione penitenziaria, il Dipartimento della Giustizia Minorile che si occupa di questo progetto. Ormai il progetto è nelle mani delle opere pubbliche, perché sono loro che gestiranno tutta l'operazione. È stato selezionato già, con un bando di gara europeo, il gruppo progettista che svilupperà da questi schemi gli esecutivi. Lo posso dire perché è pubblico, almeno sì, il Ministero ha pubblicato. Allora, è il gruppo
Adesso mi viene. Sono, li conosco perché vabbè, l'ingegnere Inghirami è un gruppo molto forte, sono una società di ingegneria, DIARC, insieme a Lombardini 22, che è un gruppo milanese. Allora, che cosa succederà? Che il gruppo di progettisti dovrà saper interpretare alcune direttive, concetti e principi. Attenzione, perché il provveditorato delle opere pubbliche non ha elaborato completamente, né era suo compito farlo, per cui bisognerà che un certo know-how entri nel gruppo di progettazione attraverso modalità legittime e quindi il dibattito, il confronto, una concertazione va organizzata. Se no, altrettanto legittimo, tutto si consumerà, fra virgolette, nel segreto degli uffici tecnici ministeriali, opere pubbliche da una parte, e legittimamente, ripeto, negli uffici tecnici del gruppo che ha vinto. Allora, perché dico che è importante questo momento, visto che parliamo del Piemonte? Io mi taccio anche subito. Perché qua non si tratta solo di mettere mano a degli uffici, perché nel bando la previsione progettuale è quella di riorganizzare una serie anche di uffici, residenze nel complesso. Tocchiamo punti detentivi. Quali sono i punti detentivi? Beh, innanzitutto il nuovo ingresso. E il viale che da Corso Vittorio, penetrando tra l'edificio del Tribunale dei Minori e il complesso, entra e arriva a quello che sarà un nuovo edificio dell'ingresso. E un nuovo edificio dell'ingresso in un carcere non può essere solo un gabbiotto dove definito blockhouse. Poi si dovrà creare una nuova sezione detentiva, come il 2018 ha stabilito, per i semiliberi e diciamo il circuito a bassissima sicurezza. Poi si dovrà pensare a dei luoghi per l'affettività, no? Intesa nel senso che la famiglia si incontra, si consumano i pasti insieme, magari si approntano i pasti, non so se poi si potrà anche dormire. L'auspicio potrebbe essere quello, anche passare 72 ore come succede all'estero. L'affettività non è intesa come sessualità nel nostro paese, lo sappiamo benissimo. Poi ci sarà anche la sezione dei centro di prima accoglienza. Quindi voi capite che mettere le mani da burocrati ministeriali vuol dire fare l'ennesima assurdità, cioè l'incoerenza totale, perché non c'è questa sensibilità. Non sto facendo polemica e non voglio accusare nessuno. La storia è andata come è andata. Sono anche delle ragioni drammatiche che hanno portato a un arroccamento dell'amministrazione, a non aprirsi alla cultura architettonica, terrorismo, nuova criminalità organizzata, proprio nel focus della riforma dell'ordinamento. Però oggi a Torino, se l'amministrazione comunale, questo è il mio punto di vista personalissimo, non interviene in maniera significativa, non autoreferenziale, quindi lasciando ogni lo, forse è una cosa impossibile, perché la politica è la politica, la cultura avulsa dalla politica forse non esiste, ma se esiste diventa una complicazione per la politica, ma comunque bisognerebbe veramente che questi 25 milioni e mezzo fossero spesi in una maniera adeguata rispetto a quello che da 50 anni andiamo tutti quanti noi sostenendo. È chiaro? Grazie Cesare, grazie anche per il lavoro. Voglio dire anche pubblicamente grazie anche per avermi aiutato nei contatti che abbiamo cercato con il Provveditorato delle Opere Pubbliche
del Piemonte e che cercheremo ancora in futuro, perché condivido con te questa analisi. È sicuramente un'occasione l'idea di intervenire dal punto di vista energetico e anche sui servizi dell'intero compound del Ferrantaporti è importante ed era uno dei motivi per cui è partita la grande progettazione, però il focus di quelle strutture è l'esecuzione penale in carcere e quindi IPM e centro di prima accoglienza. Peraltro, quello che dicevo prima rispetto agli spazi, al momento tutti gli spazi che erano detentivi fino al 2013 sono spazi inutilizzati. È stata chiusa una porta ed è stata aperta un'altra porta. Quindi c'è una nuova parte detentiva che peraltro è già logorata da una vita molto insomma, complicata nell'ambito minorile, soprattutto negli ultimi anni. Recentemente avete saputo, avete riportato anche le informazioni di incidenti, incendi e devastazioni, per cui ci sono almeno 5 stanze, un'intera sezione che è attualmente non utilizzabile e non utilizzata, e quindi diciamo la capienza è scesa dai 48 ai 35. Però è importante sapere che gli interventi che da adesso in avanti si fanno e si faranno devono essere fatti in una logica progettuale complessiva. Ci sono due palestre, tutte e due, una peggio dell'altra. Non si interviene nell'attesa della grande riforma, no? del grande intervento, però diventa ormai necessario l'intervento. La stessa cosa, diamo atto, almeno io voglio dare atto pubblicamente al lavoro della direttrice Simona Vernaglione, che si è molto impegnata per restituire dignità e funzionalità ad uno spazio che era uno spazio diciamo generale di socialità dove si andava a fumare la sigaretta e che è diventato invece uno spazio polivalente con la possibilità di spettacoli teatrali, con anche una insonorizzazione che ha permesso l'utilizzo di quello spazio che non era. Quindi diciamo è una pentola che sta bollendo, occorre davvero metterci degli ingredienti giusti. Nel fermarmi e dire che poi rimaniamo a disposizione per domande o interventi, voglio dare atto che è presente l'avvocato Domenico Peila, che è componente della Camera Penale di Torino, e chiedo anche scusa di non aver risposto al telefono ieri, lo faccio pubblicamente, ero al carcere di Vercelli, quindi... Allora, siamo stati lunghi, abbiamo detto tante cose. Peraltro ne potevamo dire di più, perché obiettivamente questi istituti sono pieni di anche di opportunità oltre che di criticità. Giornalisti che vogliono fare adesso delle domande o se vogliono farle dopo, che siamo ciascuno di noi a disposizione. Chiudiamo qua. Vi ringrazio tutti i presenti. Noi rimaniamo qui, quindi siamo a disposizione e vediamo che cosa riusciamo a fare dal punto di vista della moral suasion. No, scusate, c'è il consigliere Gavazza che vuole fare una considerazione, perché poi credo che sia giusto. Nel chiudere voglio salutare tutti voi e ringraziarvi, perché adesso comunque ho acquisito un bagaglio importante in più di quello che avevo. Ecco, io dopo aver sentito tutti voi, una criticità da uomo che rappresenta il popolo, perché questo sono, la voglio fare. Ecco, io provengo da tutt'altro mondo. Sono imprestato a questo mondo da 3 anni e mezzo. Io provengo dal mondo zootecnico, quindi faccio una considerazione ed è un'autocritica oggi da 3 anni e mezzo, perché prima ero in quel mondo. Io penso che le istituzioni e tutti noi, in questi ultimi 50 anni, come ha detto l'architetto, che io ho vissuto in questi ultimi 50 anni, ma dico proprio gli ultimi 20 anni che ho potuto avere il piacere di fare delle considerazioni, si è investito, ahimè, e meno male, più sul benessere animale che sul benessere di queste persone, che sono delle persone, che sono delle persone. Perché il carcere che cos'è? Il carcere a volte fa quello che la famiglia non è riuscita a fare. La famiglia educa e la scuola istruisce. A volte per delle grosse difficoltà le famiglie non riescono a educare. Ecco che poi andiamo nel mondo e sbagliamo. Ma quando sbagliamo non possiamo andare in un posto che è come quella famiglia. Ecco perché noi, le istituzioni, gli uomini che si occupano di questa materia, dobbiamo tutti i giorni essere sensibili
tantissimo queste condizioni. Quindi scusatemi di questo mio intervento non dovuto e non richiesto, ma vi saluto e grazie di essere stati qua presenti. Gianluca Gavazza, grazie anche per la considerazione finale. Peraltro, non so se ti piace o no, ricorda le cose che ci dice sovente la nostra comune amica, Rita Bernardini, che riflette sul fatto... Nessuno tocchi Caino, Partito Radicale, è la mia storia, quindi ognuno la rivendica, che ci ricorda come spesso e volentieri c'è un'attenzione sui metri quadrati, magari dei polli, bravo, e non sui metri quadrati e sulle... E, questa battuta sui metri quadrati, colgo anche il suggerimento che mi è arrivato cartaceo da Orso Giacone, in Piemonte ha configurato per esempio che la nostra magistratura di sorveglianza è stata oltremodo rigida sul conteggio dei metri quadrati in cella a fronte di una sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo che ci diceva quali dovevano essere i criteri minimi. E noi in Piemonte in particolare, ma anche le altre parti, abbiamo cominciato a dire sì, ma metri minimi, togliamo il letto o non lo togliamo? Contiamo il letto su cui si può saltare e ballare o contiamo il comodino? Ecco, la sostanza, come giustamente tu ti richiamavi, è una sostanza per cui su queste strutture, che è un servizio pubblico, pagato dal pubblico e anche in modo... abbastanza consistente, ci restituisce un sistema penitenziario che ha il più alto tasso di recidiva e il più alto costo. Certo. Quindi c'è qualcosa che non funziona. Grazie. Grazie. Scusa, hai fatto bene?